Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria sua sposa che era incinta. In quel luogo si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'albergo. Thank you.
C'erano in quella regione alcuni pastori che pernottando all'aperto vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia. E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini che Egli ama. Appena gli angeli furono allontanati da loro verso il cielo, i pastori dicevano l'un l'altro: andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere. E andarono senza indugio. Thank you.
pastori trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia e dopo averlo visto riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. Se ne tornarono glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro.
nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode. Ecco, alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. Gli risposero: a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. Udito ciò, essi partirono. Ed ecco, la stella che avevano visto spuntare li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. I magi, al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre e si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra.
bambini, sono veramente arrivati i re magi, andiamo un po' a salutarli, aspettate, fatemi passare. Allora, cari re magi, intanto a nome dei bambini, aspetta che qua c'è un po' spazio, benvenuti, siete contenti che sono arrivati? Facciamo un bel applauso a questi re magi, dai! E loro non capiscono la nostra lingua, però l'applauso lo capiscono, eh? Allora, siamo, già che abbiamo fatto l'applauso, sanno che siamo contenti. Però quest'anno abbiamo una novità, perché siamo riusciti a trovare un uomo che conosce una lingua antica, che è quella che parlano i re magi. E possiamo approfittare, perché quest'uomo lì, guardate lì, tutto nero, guardate un po'. Lo vedete? Alza la mano un po'. Ecco, salutatelo un po' questo. Quest'uomo che abbiamo trovato per fortuna conosce la loro lingua. Allora adesso sapete che possiamo fare? Una cosa eccezionale. Chi vuole di voi bambini può fare una domanda ai re magi, ma loro non capiscono la nostra lingua. Però abbiamo chi gliela traduce. E quindi i re magi possono rispondere. Allora, se qualche bambino c'ha in mente qualcosa di curioso che, non ha, che sempre si è chiesto, ma questi re magi come hanno fatto ad arrivare fino a qua, non so, quello che volete, alza la mano e facciamo fare la domanda. Allora, chi è che vuole fare una domanda ai re magi, una cosa straordinaria, eh? Allora, c'è intanto Carola, tenete la mano alzata che dopo arrivo anche da voi, eh? Momentino. Allora, facciamo la prima domanda, vediamo un po', Carola. Cosa gli vuoi domandare ai re magi? Stanno lì, eh? Poi dopo verrai tradotta, dato tu dillo in italiano. Come hanno fatto a vivere così a lungo? Allora. Ah, come avete fatto a vivere così a lungo? Ah, questa è già una prima domanda. Vediamo qualche altro bambino, poi facciamo una risposta per tutti, eh? Allora, c'è quest'altro bambino, tu come ti chiami? Daniele. Daniele, allora lei guarda un po' dove sono i re magi. Allora, vuoi domandare qualcosa? Vediamo un po', che cosa gli vuoi chiedere? Come si chiama il paese da dove vengono? Allora, ripeti che qua c'è qualche bambino che strillazza, vediamo un po'. Come si chiama il paese da dove voi venite? Ah, ecco, ha chiesto il paese da dove siete partiti, da dove venite. C'è qualche un'altra domanda? Se diamo le risposte? Ah, ce ne sono tante qua. Allora, aspetta che dopo facciamo un altro giro, eh? Vediamo un po'. Come ti chiami? Benedetta. Che ti vuoi domandare? Se non lì, domandaglielo un po'. Cosa aspettavi quando vedevi Gesù? Allora, io non ho sentito neanche io, forse neanche loro, è un po' più forte. Cosa non aspettavano quando ho visto Gesù? Cosa si aspettavano? Cosa vi aspettavate quando hanno visto, quando avete visto Gesù? Questo è. Abbiamo. Allora, vediamo un po', adesso ce lo traduce perché loro forse non hanno capito. Aspetta, e poi facciamo un'altra domanda. Vediamo un po', allora adesso c'è questo amico che si chiama, adesso vediamo un po' come si chiama. Salomone. Salomone si chiama, un nome biblico. Allora, adesso gli traduce ai magi quello che abbiamo detto. Allora, vedi un po', vediamo un po'. Però sì, è everything that tell you so. E the young say they want to be where they come from, how to take chop, live till now. After that, they want to be where to be in the name, where they come from, where to be the name of the place where they born now. As I said, I can't see the baby God, how to take Chiam. You can try to use Pigeon's model. Allora, vi dico ciò che ha detto a nome di tutte e tre, va bene? Perché hanno vissuto così a lungo dalla loro saggezza, è un segreto loro che non vogliono dire a nessuno. E poi la seconda domanda.
domanda qual era? Da quale città venite? E se fa which country ma te come vicino, what ci prendiamo? Che loro vengono dai paesi lontano, anche se vi dicono il nome nella loro lingua non potete capire. Però dall'Oriente, lontanissimo da qua. Terza domanda, e cosa? Se hanno te filo, te una sì o cagisoso. Allora che loro sono contentissimi che finalmente hanno scoperto e hanno visto ciò che avevano notato con la stella. Allora, avete ascoltato le risposte, vediamo un po', facciamo qualche altra domanda, che poi se no si stancano i re magi che sono stanchi, eh? Allora aspetta, vediamo un po', c'è un altro ragazzo ormai che vuole fare una domanda, dimmi come ti chiami, dici come ti chiami e poi stanno lì i re magi, vediamo un po'. Alfredo. Alfredo, che gli vuoi chiedere? Quanto è durato il tragitto da dove sono partiti a su? Allora, quanto è durato il viaggio, hanno chiesto, eh? Poi vediamo qualche altro bimbo che vuole, c'ha una domanda che si vuole. C'è la maestra qua che dice come si chiamano, infatti, ma poi lo sappiamo, comunque poi glielo chiediamo. Ma voi avete una casa? Allora, Maria chiede se hanno una casa. Qualcun altro vuole domandare? Aspetta. Vuoi fare una domanda a questi magi? Che gli vuoi chiedere? Ti vergogni? Vabbè, allora aspettiamo, la facciamo fare a qualche bambino più grande. Quanto tempo ci hanno messo a venire fino a qua? Quanto tempo avete viaggiato? Poi sentiamo l'ultima domanda, che se no poi ci facciamo stancare, vediamo. Quanto? Come hanno fatto a venire fin qua? Cioè, se hanno preso l'aereo, che gli chiedi? Cioè, come hanno fatto, cioè, perché è un lungo cammino, quindi come se si sono stancati. Se si sono persi pure? Vediamo un po', come avete ritrovato la strada. Allora, ultima. Ma se il film della canzone dei bambini di Bethlehem, il primo è loro? Sta per prima il loro oppure un altro? Ah, lei non ha capito bene, qual è il re magio dell'oro, vero? Che porta l'oro, qua chi porta l'incenso e chi porta la mirra. Allora, se ci li vuoi anche presentare con i nomi italiani, magari li facciamo dire a loro i nomi, così non ci sono problemi, tanto il nome è lo stesso, eh. Allora, vediamo un po', facciamo dire, qualcuno chiedeva come si chiamano, vediamo un po'. Baldassarre. Melchio. Avete sentito? Gaspar. Avete sentito? Bene, adesso vediamo se rispondono alle domande e poi dopo li lasciamo andare, che loro proseguono il viaggio, non è che stanno tutto il giorno con noi. Allora. Rosso, e don come geno, che vuoi sapere dove vuoi delivo, which can house the living inside, how una tech como. And then they want to be na name and waiting na carry each person, that one don't tell them. How una tech como. Allora loro sono re, quindi diciamo pezzi grossi oggi da noi, quindi abitano nei palazzi grossi, grandi, con dei servi, avete visto dei servi che sono venuti, e come sono venuti? A piedi con carmelli, cavalli, anche per attraversare il mare hanno dovuto anche chiedere l'aiuto delle navi. Poi l'ultima domanda, se non ricordo bene, qual era? I nomi già non ho detto. Il viaggio, se how long this journey take last? Ok, che loro hanno preso, voi non siete re Erode, quindi voi loro vi possono dire 1 anno e 7 mesi.
Ci siamo? Now what is the question? Allora, loro hanno una domanda per voi. Voi conoscete il significato dei loro nomi? Baltasar, Melchior e Gaspar. Regalo per chi lo conosce. Nessuno. Se dico io, mi pagherete. Ok, Baltasar, cosa vuol dire? Uomo maestro stimato. E Melchior, una bottiglia grande di vino. E Gaspari, Dio salva la sua vita. Ah, chi ha portato oro? Gaspar, Mira, Melchior e... Cosa ha portato? Bravo. Bene, allora bambini, adesso è il momento, avete la letterina, adesso i remaggi vi aspettano, andate al remaggio che volete, ci mettiamo in fila, adesso qualche maestra vi aiuta, senza fare confusione, vi mettete in fila, ricevete una benedizione dai magi, shh, una benedizione, gli date la letterina, loro vi daranno forse qualche caramella, vediamo, però dovete stare in silenzio, altrimenti... Loro vanno via se vedono la confusione. Allora, silenzio, ordinati, senza chiacchierare. Ragazzi, senza chiacchierare, in fila, su. È andato via adesso. Thank you.
bambini che